Il voto contro il nucleare del Consiglio regionale del Lazio è importante, impegna la regione con una posizione netta contro la scelta vecchia e assurda del governo. D'altronde era già chiaro e oggi è dimostrato che nessun amministratore locale, di centrosinistra o di centrodestra che sia, può far digerire pericolose centrali nucleari ai cittadini sul territorio. Lo ha dichiarato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio. Si è insediata oggi ufficialmente presso la Regione Lazio la cabina di regia del mare, istituita dalla Giunta regionale con delibera del 1 giugno su sollecitazione del presidente Renata Polverini all'indomani della tragedia di Ventotene, in cui persero la vita due giovani studentesse. La cabina di regia del mare, presieduta da Polverini, è composta dagli assessori all'urbanistica Luciano Ciocchetti, ai trasporti Francesco Lollobrigida, ai lavori pubblici Luca Malcotti, all'ambiente Marco Mattei e al turismo Stefano Zappalà e da rappresentanti delle province costiere, dell'ANCI, dei ministeri dell'ambiente, del turismo e dei trasporti, della capitaneria di porto, guardia costiera, della guardia di finanza, sicurezza, salvaguardia delle aree costiere e rilancio delle portualità. Come volano per il turismo, questi sono gli obiettivi. Finalmente si inizia a lavorare seriamente per il polo manutentivo. È stato fatto decisamente un passo in avanti. Il sindaco Mario Cacciotti commenta così il recente incontro al Ministero delle Attività Produttive per la vertenza Alstom, alla presenza dei rappresentanti di Regione Lazio, Comune di Roma e Alstom, con i rispettivi legali il direttore generale per la politica industriale del Ministero Giampiero Castano. Ora attendiamo che venga presentato entro il 31 dicembre il piano di fattibilità. È in programma per domenica prossima 28 novembre 2010 a Borgo Vodice, a Latina, presso la parrocchia del Cristo Re in via Migliara 54, la giornata provinciale del ringraziamento indetta dalla Coldiretti di Latina. Il programma della manifestazione prevede il raduno delle macchine agricole alle ore 10 con la Santa Messa che verrà celebrata alle ore 11 dal Vescovo di Latina, Sua Eminenza Monsignor Giuseppe Petrocchi. In occasione della Fiera Veliterna di San Clemente, i militari della locale compagnia della Guardia di Finanza hanno sequestrato centinaia di CD musicali e film DVD, migliaia di capi, accessori d'abbigliamento e pelletteria con le griff di noti marchi italiani e stranieri palesemente contraffatti, Gucci, Prada, Nike, Puma, Cacharel, Coveri, nonché prodotti per l'igiene della persona non conformi agli standard di sicurezza. Due pastori di 27 e 35 anni, nati e residenti a Fiuggi, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Frosinone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I due la notte scorsa sono stati bloccati all'uscita del casello di Colleferro dagli investigatori del vicequestore Carlo Bianchi e una volta sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di 3 etti di cocaina. La droga destinata al mercato del nord della Ciociaria era nascosta in un banale pacchetto regalo. I due pastori, che di giorno allevano pecore e producono formaggio, sono stati rinchiusi nel carcere di Frosinone. Il volto di Padre Pio, tra le figure religiose più amate in Italia e all'estero, è apparso sul parabrezza posteriore di un fuoristrada parcheggiato nel centro storico del piccolo comune di Rocca Gorga. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del paese, in tanti sono usciti dalle case e dai negozi per vedere con i propri occhi l'effigie del santo. Occorre dare più sicurezza alle uscite presenti nel territorio di Alatri della superstrada Sora Frosinone Ferentino all'altezza degli svincoli che riguardano Alatri. A dichiararlo è Luciano Bellincampi, vicepresidente della Confcommercio e consigliere nazionale della Federmotorizzazione. È tutto pronto per la cerimonia inaugurale del 707° anniversario della Perdonanza Bonifaciana e dell'ottava edizione del Premio Nazionale ed Internazionale Bonifacio VIII, che si terrà questo venerdì presso la Sala della Ragione del Palazzo Civico. Evento voluto ed organizzato dall'Accademia Bonifaciana presieduta dal Cavalier Sante De Angelis, che anche quest'anno ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e i più alti patrocini istituzionali a partire dalla Santa Sede. Tra i premiati quest'anno anche la nostra Associazione Nazionale Amici della Stampa. La manifestazione si svolgerà alla presenza del Vescovo Monsignor Lorenzo Loppa, del Sindaco Carlo Noto e sarà presentata dal Professor Gaetano D'Onofrio. A Colleferro venerdì 26 e sabato 27 novembre si svolgerà il congresso cittadino del Partito Democratico che vedrà i suoi iscritti votare per il segretario e per il rinnovo del direttivo locale e per i delegati del provinciale nella giornata di sabato 27 dalle ore 14 alle ore 19 presso la sede del circolo di via Toti.
Anche la Corale Martini terrà l'annuale concerto in onore di Santa Cecilia. La manifestazione si svolgerà sabato 27 novembre 2010 alle ore 18 presso la Parrocchia dell'Immacolata, dove si esibirà anche il coro polifonico Città di Palestrina. A Monte Compatri si svolgerà domani venerdì 26 novembre nella Sala Bassani d'Ombrivio il quarto convegno sulle tecnologie avanzate locali, Monte Compatri High Tech. La politica amministrativa nel settore industriale, artigianale e commerciale sta dando grandi risultati al comune di Monte Compatri, grazie alla realizzazione di quanto programmato nei primi tre convegni sulle tecnologie avanzate locali, svoltisi nei tre anni precedenti, come ha sottolineato l'assessore Patrizio Ciuffa.